nazionale grazie al coraggio e al valore di tanti italiani. Sono qui oggi a portare il saluto alle autorità presenti, alla preside, al corpo docenti, alla professoressa Barone e a tutti i ragazzi dell'Istituto Meteti di Nola. A nome delle associazioni combattentistiche e dell'associazione Mutilati Invalidi di Guerra, la sezione di Nola, mi sono onorato di essere presidente. Siamo qui oggi in un momento di cordoglio nel ricordo del soldato Barone e di tanti suoi commilitoni che durante il primo conflitto mondiale hanno perso la vita per la difesa della patria e difesa dei territori nazionali. Sono orgoglioso di essere qui tra voi, tra ragazzi che sono un esempio autentico di senso civico, autentico di senso della storia e senso delle istituzioni. Non è una cosa da poco quella che dico, finanche che proprio quest'anno le amministrazioni locali hanno preferito non celebrare il 4 novembre. Proprio il 4 novembre del 1918 terminava il primo conflitto mondiale e all'indomani della fine del primo conflitto mondiale nacque l'associazione più antica d'Italia, che è l'associazione Mutilati e Invalidi di Guerra. Sia per il primo conflitto mondiale che per il secondo conflitto mondiale, questa associazione ha avuto il compito di dare un'assistenza sia ambulatoriale ma anche sociale, aiutando chi aveva subito ferite inguaribili dalla guerra a un reinserimento nella vita di tutti i giorni. Oggi questa associazione, divenuta fondazione, ha un compito di approfondimento culturale e con l'Istituto Teti già abbiamo iniziato un percorso proficuo che ha già dato degli ottimi risultati e siamo felici di continuarlo perché sappiamo di trovarci tra ragazzi in gamba, capaci e portatori sani di senso civico. Grazie. Grazie all'ingegner Melotti per aver ricordato gli obiettivi altissimi dell'associazione che coopera con la nostra scuola per lo sviluppo di un sano senso civico, di amor di patria e di giusto riconoscimento del diritto internazionale. L'ultima parte della cerimonia è dedicata ai ragazzi che proporranno delle letture, delle testimonianze che si riferiscono a vari momenti della storia e che interpretano e rendono conto del coraggio, del valore di tanti giovani che con dignità e essendo capaci di rispondere al dovere decisero di difendere la propria patria, di stare dalla parte giusta. La prima lettura